Siamo a Mileto, ospiti dell'associazione Civitas Mileto per l'inizio della quarta edizione di Parliamoci Chiaro con Paolo Marra su Video Calabria. Intervistiamo il presidente Salvatore Pedullà. Intanto voglio ringraziare e salutare l'emittente vostra televisiva, Liberi.tv. È una bella iniziativa naturalmente questa trasmissione organizzata da Paolo Marra. Siamo qui a Mileto tramite l'associazione Civitas Mileto, appunto un'associazione che ci occupiamo un po' di tutto, di tante cose importanti per quanto riguarda il territorio. Abbiamo preferito appunto Paolo Marra perché lui va sempre alla riscoperta delle tradizioni, del dialetto che si stanno dimenticando un po', e definiamo un po' la Calabria le Calabrie, perché in effetti ci sono tantissime tradizioni diverse, ed era un modo anche per ricordare questo nostro territorio che è Mileto, che è Mileto logisticamente posizionato in pianura, qui nell'entroterra comunque della provincia di Vibo Valentia. Facilissimo da raggiungere tramite la statale 18 oppure l'uscita dall'autostrada o in treno o in pullman, come volete. L'importante è venire a Mileto perché c'è tanto da visitare, è una città pure storica, è stata capitale normanna, è una realtà positiva per quanto riguarda questo nostro territorio, e veniteci a trovare. Cosa dire, che con Paolo ci siamo ritrovati bene, perché comunque quando c'è qualcosa di succulento, di gastronomico, è importante. Poi abbiamo mangiato qualcosa di buonissimo, non di buono, abbiamo assaggiato, anzi degustato i fileda con ceci in dialetto ciceri, e poi della carne, e poi ancora con tanti altri prodotti, per non parlare del nostro formaggio, del nostro territorio, e salame casareccio, compreso l'anduia che si fa qui su Mileto stesso. Io ringrazio ancora una volta Liberi TV, ringrazio Antonio Abruzzese che è sempre super disponibile con noi, una grande collaborazione, e nient'altro. Guardate questo sito, guardate questa trasmissione per divertirvi un po'. Saluto a tutti.